Ciao ragazzi, io sono Falconero e oggi sono qua con un nuovo episodio di For Honor in cui questa volta ovviamente combatteremo in maniera un po' più onorevole rispetto all'ultima volta, anche se nel sondaggio che appunto c'è stato nell'ultimo episodio ha prevalso parecchio il riportalo, per cui la prossima volta magari ritorneremo nei panni del nostro amatissimo centurione per seminare o quantomeno tentare di seminare un po' di cattiveria in ogni dove. Però oggi torniamo al Kensei, torniamo al mio amatissimo main, sperando di riuscire a dare un po' un momento di gioia al sottoscritto, anche se sarà oggettivamente un po' difficile. È arrivato il momento e adesso io tendo ad avere un pelino di timore, specialmente perché abbiamo la sciamana contro e sappiamo tutti che orrore sia questo eroe, anche se sembra particolarmente aggressivo e poco altro. Se magari riusciamo a pararne uno è meglio. Ecco, meno male. Questo non ha fatto altro che attaccare a testa bassa senza fare alcunché. Dunque, di qua invece come se la cavano? L'amico Kensei, anzi il nemico Kensei, sta menando tanto e male. Che fate? Le guardate? Sì. Quindi? Pronto? Ragazzi, ma che è davvero? Bello. Mamma mia, io mi sto vergognando per il mio compagno per certi versi, ma... Intanto seguo pazientemente gli altri due. Oggi grande stile e grande onore, eh? Oggi non facciamo niente di sporco, neanche lontanamente. Gioco alla mia maniera classica. E vabbè, era abbastanza scritto. Forza. Aia. No. No, ma mi stavo parando. Ma porca miseria. Niente. Vabbè. Si torna alla triste normalità. Allora, adesso che l'abbiamo, come avversario diretto. Allora. Molta calma e tranquillità. Ah, fai solo te. La sanno fare anche gli altri, mio caro, questa splendida finta. Il mio compagno ha già perso. Fa veramente piacerissimo. Miseria. No, ma l'ho calcolata malissimo. Ok. E uno ce lo siamo levato, forza. Aia. Vabbè. È andata fin troppo facilmente a sto giro. Beh, questa sciamana è veramente impresentabile, diciamolo. Senza aver timore di essere smentiti, perché è abbastanza improponibile, sì. Forza. Vediamo un po' se riusciamo a confermare. Dai, dai. No! Sì! No! No, il mozzichetto, no! Vabbè.
Niente, a forza di dire impresentabile, ma sfondato. Vabbè, che tocca fa. Me l'hanno giocata anche discretamente bene, con un paio di buoni blocchi, un parry, insomma. Però niente, vabbè, non basta. Devo far miracolo, perché è chiaro che sto giocando in 2 contro 1, visto che il mio compagno non è in grado di fare niente. Non riesco a... No, sono arrivato corto. Strano che il mio compagno ci sia rimasto. Ok. Ecco, è andata. Poi... No! Ma so 3 ore che me sto... Ma porcaccia la miseria, porca! No, no, no. Sì! Miracolo! Miracolo di Natale, bene. Natale non è, ma è miracolo uguale. Che fatica! Che fatica! Dai! So! Che con un po' di fortuna si porta via! Se riesco a battere lei adesso. Calma. Capisco perché non carica mai con la sciamana che. Ok. Allora, io ho una buona quantità di vita. Quindi teoricamente, se il mio compagno me lo indebolisce un po', la potremmo anche vincere oggi, ma... Bravo! Così ci piaci, vai avanti! Insistimi! Insistimi! Fallo un punto prima della fine, ti prego! Non me lascia con l'onere e l'onore di dover chiudere personalmente la partita. Fallo un punticino, niente. Non si riesce a fargli far punticino. Dunque, siamo pronti alla lotta. Che si tira dalla lotta è un gran fio. Allora. No! Calma, calma. No. Vabbè. È fin troppo semplice. Nonostante un paio di errori che potevano costarmi la vita, l'abbiamo portata a casa. Bene, 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 bene. Vabbè, praticamente l'ho vinta da solo. Devo dire che è andata abbastanza bene. Però che fatica. Sì, decisamente una gran bella fatica. Dunque, io col mio Kensei qualche piccola gioia me la levo sempre, anche se è l'unico eroe con cui riesco, ma... Che poi, tra l'altro, devo ringraziare un po' tutti quanti per i tantissimi consigli dopo il video col Centurione. Adesso, appena avrò un attimino di pace in questi giorni ricchi di cose... di YouTube, di extra YouTube, sta succedendo un po' di tutto sull'ultimo periodo, mi dedicherò a cercare di mettere in pratica il tutto in vista del prossimo video, perché ultimamente For Honor l'ho veramente trascurato troppo e infatti mi sorprende che siamo riusciti a vincere una partita, però insomma sarà interessante vedere cosa riuscirò a tirar fuori da tutti i vostri consigli, sperando di riuscire a tirar fuori qualcosa, perché non è poi così scontato che io ci riesca, come ben sapete, ma ce la metterò tutta. Comunque adesso ci facciamo un bel duello, sperando di beccare qualcuno in tempi relativamente brevi, e almeno vediamo se oggi è stato un fuoco di paglia sta prima vittoria oppure no. Ecco, giocare contro l'Highlander un pochino mi preoccupa, devo dire la verità, perché se ne vedono pochi, ma quei pochi che si vedono sono veramente bravi. Qui spero non sia questo il caso, anche se la paura è tanta. Il posto più piccolo del mondo ci siamo messi, fa piacere. Porca miseria, meni poco, mi hanno detto. Mamma mia.
È un animale. Noto però che si para poco. Che potrebbe... Porca miseria, quanto mena. Allora, io con un leggero dovrei riuscirci. No! Ah! Ah! Pensavo... Wow! È finita... Mi sarà successo tipo altre due volte da quando gioco a For Honor una scena di questo tipo. Vabbè, ce può sta. Sempre meglio che perderla all'ultimo millisecondo come sembrava. Aiuto. Mi cerca. Aia, aia, aia. Ecco, io l'Highlander devo dire che non lo conosco per un cavolo, perché non lo usa nessuno e quindi quando te ci trovi contro non sai che fa. L'ho affrontato pochissime volte. No! L'ho affrontato pochissime volte e quelle poche volte mi ha sfondato come ha fatto adesso. Per cui tende a essere un po'... complicato, ecco, da affrontare. Anche perché ha un paio di finte che non conosco, perché appunto le ho viste fare pochissime volte. E fosse un po' più popolare come eroe, sarebbe più facile anche trovarlo contro. Ma... allora, che mi invento? Niente, mi invento. Al solito. Dai, che è andata bene. È cominciata bene. Non avrei voluto far... Oh! Aia. Allora, se non la porto a casa sono un babbeo fondamentalmente, perché... No! Ok. Il laterale leggero c'ha sempre il suo perché col Kensei. Mamma mia. Ero convinto che avrei perso pure questa. Sarebbe stata veramente troppo amara. Allora, io più che altro la cosa che mi destabilizza dell'Highlander, così come dello Shugoki, è il fatto che non risente degli attacchi, per cui continua la sua marcia verso la vittoria. Io volevo fintare dall'altra parte, porcaccia la miseria. Aia. Ma perché? Mamma mia. La vedo male. La vedo. Bello. Non pensavo sarebbe andato a segno. Ho provato semplicemente per attivare l'imbloccabile, ma non c'è stato manco bisogno. Volevo fintarglielo da a sinistra stavolta, ma... non è male il tipo, eh. Devo dire che per quanto tenda a sembrare un po' meno forte di me, sa fare un paio di cose carine con Stylander. Pensavo che fintasse come sempre, invece... Via, via, che te faccio... Te faccio scaldare. No! Sta sto giro. Sì! A sto giro niente. A sto giro l'ho portato a casa con un colpo di mano inaspettato. Il fuoco mi è stato amico in maniera particolare. Non l'avrei mai detto che sarei riuscito a portarla a casa. Bene, wow, miracolo è successo. Il miracolo vero. A questo punto, se qualora volesse una rivincita, io gliela darei volentieri. Perché insomma è stato un bello scontro nel complesso. Che è impressionante come ultimamente, anche giocando malissimo col Kensei, perché oggi oggettivamente non... cioè... sento che sto giocando veramente male, però riesco sempre a portarla via col Kensei. In qualche modo, se te va, io la rivincita te la do volentieri.
Se non ti va, se mi fa giocare col bot, rosico. Ci stai? Parrebbe di sì. Nel senso, chi tace acconsente, per cui sembrerebbe che ci sta. Allora, dunque, a questo punto io potrei, in maniera così, confermare. Ma sì, confermiamogli questo. Che poi stavo pensando, tra l'altro, anche leggendo i vari commenti che ci sono stati al video del Centurione, quello un po' sul lato oscuro, che si potrebbe ipotizzare, una volta raggiunti i fantomatici 15.000 crediti, di sbloccare anche la sciamana per fare la serie sulla mancanza di onore, perché effettivamente renderebbe parecchio bene anche con lei a forza di testate e morsi. Insomma, Primo sarebbe round. un eroe particolarmente adatto per portare avanti questa nostra sacra missione del male. Comunque poi ne parleremo. Intanto io odio sta mappa contro un personaggio tipo questo, perché con spazi stretti io faccio una vita veramente amara. Io penso sempre che la finta, per cui vado di finta anch'io, e invece non la finta mai. Calma, calma. No, ma perché c'ho sempre la proiezione corta? Anzi, il tentativo di... Ma che cazzarola faccio? Bene. Io se non ci avessi sti laterali leggeri, veloci, sarei un uomo finito. Un uomo completamente perduto. Secondo round. Senza alcuna speranza di gioie nella vita. E invece, fortunatamente, sti laterali leggeri ci sono. E io ci campo praticamente di laterali leggeri. Aia. Che abbia capito che non so parare. Ah, aiuto. No. La mia fine è vicina. Addio, mondo crudele. Oh, io so 8 volte che cerco di far parry, però, e non ci ho perso nella vita. Vabbè, questa l'ho persa, sono inutile che stavamo lì a fa'. Tanto, i buffoni! Niente, ho lisciato, ho fatto tipo la piroetta alla flash dance. Lui, per qualche strano motivo, è riuscito a evitare il mio pesante alto. Porca miseria. Terzo round. Allora. Aia. Qua è tendenzialmente brutta. Troppe cose intorno. Io odio quella finta perché non mi viene da prevederla in alcun modo. Vabbè, qua l'abbiamo chiusa con scioltezza. Vediamo un po' se si riesce a fare pure l'ultima. Che sarebbe veramente un gran bel momento riuscirci anche al terzo giro. Il bello è che pensavo, per come era iniziata prima, allo scontro precedente, Quarto round. che mi avrebbe massacrato. Invece, non solo ho vinto la prima, ma sto pure in vantaggio sulla seconda, cosa abbastanza inaspettata. Quindi è molto meno forte di quello che avevo preventivato. Ma porca. Comunque c'avete ragione, io tendo a schivare troppo e questo è un gioco in cui si deve schivare poco. Io difendo male e schivo troppo. Due errori drammatici che non dovrei obiettivamente fare. Mamma mia, via da me, via da me, via da me. Sì! C'ha la miseria. Bello. La schivata alla flash dance la so fa pure io. Bene. Bene, 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 bene. Nonostante io abbia lo stomaco aperto e le viscere che tendono a calare, è abbastanza andata. Per cui devo dire che sono abbastanza contento di come sono andati oggi questi 3 scontri. Devo dire che, insomma, mi aspettavo di peggio, considerando che sto tipo 3 giorni che non tocco For Honor. Pensavo che sarebbe stato un dramma. E invece no, e invece no.
Per cui, ragazzi, niente, io a questo punto direi che per oggi ci potremmo fermare qua. Fatemi sapere un po' i vostri pareri sulla giornata di oggi. È andata discretamente bene, insomma. Adesso in questi giorni spero di poter tornare un po' più attivo su For Honor. Spero di riuscire a sbloccare la sciamana in tempo per il prossimo video, perché sarebbe carino appunto fare il prossimo lato oscuro con la sciamana. Ma appunto dipenderà molto da quanto tempo mi porteranno via le altre serie che stiamo portando avanti, perché ce ne sono un pochino tante ultimamente, per cui tende a essere un po' complicato. Comunque, ragazzi, niente, io a questo punto vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima. Ciao, ragazzi.